Allora, siamo qui da Costanzo Iamonico. Da quanti anni voi siete impegnati in questa tradizione di San Giuseppe con gli altari e le tavolate? È una tradizione presa da mio nonno, la faceva nel suo datore di lavoro e dagli anni 30 che l'ha presa perché gli è piaciuta e l'ha fatta sua nella famiglia. Poi l'ha continuato, l'hanno continuato i miei genitori e dal 2001, quando è venuto a mancare mio nonno, l'abbiamo presa noi qui a casa mia famiglia. E ci sono 13 pietanze, giorno 19, per le 13 persone invitate, il bambinello con la famiglia, genitori, poi c'è la famiglia anziani, il vecchio e la vecchia si dice, e poi gli 8 uomini che partecipano alla tavola, sono quindi in totale 13. Le 13 pietanze sono di magro, perché è un periodo di quaresima e anche perché anticamente c'erano prodotti poveri, facevano parte di questa tavolata. Si comincia con un fettato di arancia, un po' più moderna questa, comunque io me la ricordo sempre da quando la mia famiglia la fa, sempre con l'arance per cominciare ad aprire l'assaggio delle 13 pietanze. Poi ci sono i quattro legumi, i fagioli, i ceci, le cicerchie e le fave. E poi c'è la giardiniera sott'aceto, come sesta portata, e poi il riso con l'olio d'oliva extravergine, e poi i funghi al pomodoro, un'altra pietanza, le cime di rape. E poi la scapece di pesce, il razza, quindi fatta a scapece, il salmone con cipolla e per finire i bucatini con la mollica e il baccalà fritto. Una curiosità. Scusa, ho dimenticato il baccalà al pomodoro, c'era una portata, l'ottava portata. Una curiosità, vediamo un particolare recipiente con del vino. Come si chiama? Ecco, quindi poi oltre alle 13 pietanze c'è il vino rosso, per essere rosso, e il pane, e il vino viene bevuto non con un bicchiere semplice, ma con questo carafangiel, si chiama in dialetto, quindi una piccola carafa, e ognuno è diverso dall'altro perché è soffiato e non è fatta come in serie, ma è soffiata, quindi può essere, che ne so, una da 500, una da 600, quindi è differente. È la cosa particolare. Questi sono originali da quando l'ha preso mio nonno la tradizione e noi ce la portiamo onoratamente in quest'anno 2011. Va bene, grazie. Ok, va bene.